Buongiorno a tutti. Oggi vedremo come reperire dati catastali e planimetrie di appartamenti direttamente dal computer accedendo all'Agenzia delle Entrate. Dunque, si apre la home dell'Agenzia delle Entrate, che è questa, e bisogna accedere. Per accedere, se non si ha un account, si può andare su richiedi il PIN e ci verrà inviato a casa. Però si può accedere anche con lo SPID. Non so se sapete cos'è lo SPID, è un ID che uno può, diciamo così, ottenere magari dalle poste o da altri servizi che lo offrono, con cui si può entrare in tutta la pubblica amministrazione. Dunque, lo SPID ce l'ho già, ma chi non ce l'avesse magari metto l'indirizzo di un tutorial per ottenerlo dalle poste. Quindi, per utilizzare lo SPID bisogna avere anche un'applicazione nel cellulare. Quindi si apre questa applicazione nel cellulare per accedere con lo SPID. Quindi si va su area riservata. Si sposta qua su entrate fisco online e si va su accedi. Qui si sceglie il modo di accesso, appunto vedremo come si fa con lo SPID, però si può anche accedere con il PIN se abbiamo richiesto questo sistema. In questo caso si va su accedi con SPID. Qui ovviamente ci spiegano cos'è lo SPID, è il sistema pubblico di identità digitale, l'acronimo di sistema pubblico di identità digitale. Si va qui ancora su entra con SPID e si sceglie il servizio di SPID da utilizzare. Io ho quello delle poste, ma come vedete ci sono altri servizi: Aruba, InfoCert, TIM, eccetera, eccetera. Quindi io scelgo le poste, si aprirà questo qui che è delle poste, questa nuova finestra che è delle poste. Si va su prosegui. Io chiaramente ho aperto lo smartphone. Nello smartphone ci sarà la scritta autorizza. Io vado su autorizza. Impronta digitale per autorizzare. E quindi io sono già entrato nell'Agenzia delle Entrate. Vado su acconsento e sono già entrato. A questo punto qui io ho già validato i miei recapiti email e cellulare, ma se uno lo può fare oppure non lo può fare. In ogni caso, per diciamo di consultare la nostra situazione, ecco, vedete, intanto mi è già arrivata una notifica che io ho effettuato un accesso all'Agenzia delle Entrate. Dunque, si va qua su servizi ipotecari e catastali. Osservatorio mercato immobiliare. Si va su risultanze catastali per cercare la planimetria o i dati catastali di un qualsiasi immobile o di un qualsiasi terreno. Si va su conferma lettura. Si adesso si seleziona la provincia in cui è situato l'immobile, si seleziona il tipo di soggetto, cioè se è una persona fisica o persona giuridica, si va su conferma per poi digitare il codice fiscale del proprietario dell'immobile per vedere tutti gli immobili che questa persona possiede. Si può però trovare i dati catastali propri. Quando si entra con lo SPID, automaticamente l'Agenzia delle Entrate conosce anche il nostro codice fiscale. Quindi si può andare su consultazioni personali se noi intendiamo conoscere i dati degli immobili che sono intestati a noi. Si scende nella pagina e si va su conferma lettura. Questo è il mio nome. Chiaramente
oscurerò tutti i dati personali per questioni di privacy, si mette la spunta, si va su ricerca e adesso l'Agenzia delle Strade ricercherà tutti gli immobili e i terreni che sono, di cui io sono proprietario, poi fabbricati, si va su immobili e verranno visualizzati i dati cadastrali di questi fabbricati. Eccoli qua, chiaramente io oscurerò i dati, ma si può vedere la titolarità, l'ubicazione, il foglio, la particella, eventualmente il subalterno 1, subalterno 2, subalterno 3, eccetera. Poi la classe, cioè la categoria e la classe. La categoria, per esempio, C1 è un fondo adibito a negozio, A1, A2, A3 sono degli appartamenti e per ogni categoria c'è anche la classe, cioè prima classe, quelli magari uno dei più scarsi, seconda classe, terza classe e via via, con valore più elevato. Poi c'è la rendita catastale che è quella su cui si deve pagare l'IRPEF e eventualmente il numero di vani se sono appartamenti o il numero di metri quadri se sono dei fondi. Mettiamo il caso che io voglia conoscere la planimetria o la situazione ipotecaria di uno di questi immobili, ci metto la spunta e vado su misura planimetrica per vedere la planimetria. Posso scegliere se stampare la planimetria in A3 in formato di carta A3 o in formato di carta A4. Vado su misura planimetrica. Il documento è pronto, non mi resta che salvarlo o anche se lo apro verrà ugualmente salvato in formato PDF. Comunque vado su salva, verrà salvato un documento in formato PDF che andrà nella cartella download. Ecco, questo documento in formato PDF non è altro che la planimetria dell'immobile che io ho selezionato. E questo è tutto, alla prossima!